Benissimo, un grande, grandissimo applauso al nostro grande Fabio. Perfetto, complimenti. Andiamo avanti con la votazione. Prego, Chiara. Oh, scusate, ho un messaggio. Ciao Chiara, cosa fai l'ultimo dell'anno? State per me così, un attimo che rispondo, farò prestissimo. Cioè, non li mettete in fretta perché, cioè, voglio dire, ragazzi, è giovane, no? Però dovrei sentire un'amica che non vedo da un po'. Chiamiamola adesso, tanto sono tutti interessati, no? Certo. Un attimo che trovo il numero. Troviamo il numero, così almeno tutti quanti lo sanno, ce lo tatuiamo sul braccio. Forse è meglio che la senta dopo. Ecco, no, ma se vuoi chiamarla, io insisto. Ok, fatto. Possiamo? No, noi aspettiamo, Alziamo le mani, per favore. Ricordo, se vi è piaciuta la canzone, una mano; se vi è piaciuta moltissimo, due mani; se non vi è piaciuta affatto, neanche una. Prego per la votazione. 3, 2, 1, avanti. Ok, è stata bellissima. Grazie Chiara, ci vediamo dopo. Che fa, piove? No. Andiamo avanti. Non c'è tanto. Bene, passiamo alla presentazione del nostro graditissimo secondo ospite. Uno, due, tre. Terzo, rincoglionito, però le cose se ne ricordano. Ecco, è con il piacere, grandissimo, che vi presento la nostra opinionista Elena Bros. Un applauso. Bene, Elena. Posso metterci l'accentino? Così almeno entriamo un po' più in confidenza, posso chiamarti così, vero? Non ti offendi? Bene. Allora, vedevo qui che prima prendevi degli appunti sicuramente molto interessanti, quindi potrei già fare una valutazione sull'andamento delle votazioni, giusto? Spero. Certo che sì, però in questo momento ho un appunto sul servizio. Ragazzo? Ragazza? Sì? Le avevo chiesto un martini dry. Ma qui mi trovo una brodaglia calda, mi sembra Sprite, non mi fa mica tanto bene. Vero, anch'io, io avevo chiesto un cognac, mi ha portato una lancia. Hai ragione, e io invece avevo chiesto una mano e questo è tè alla pesca. Sì, che cosa avevo chiesto io? Acqua naturale. Già, guarda qua, questa cos'è? Acqua naturale. Lei è l'unico ad avere avuto quello che ha chiesto. Io ho chiesto una grappa e mi è arrivata... Acqua naturale. Non so, avete perfettamente ragione. Però c'è le bottiglie erano là, non so se vedete che la canzone è a concitazione del momento, se la sono rubata, non so. Beh, però nel senso, cercate di servire le bibite con il tono cromatico che più si avvicinava a quello che avete chiesto, apprezzato. Pericoloso. Non so. Però ci stai, magari quando non mi ci si faccio vedere. E tu ti alzi, potresti dire apprezza. Comunque lei quanto qua? Ci sono troppe piante. Dopo la togliamo. La dico sempre da qua. Secondo me tu non dovresti essere qua, dovresti spostare. Forse perché se vicino lo tocco lui salta via. No, io sto parlando con lei. Per fare un appunto. No, ma quando chiama il ragazzo tu ti alzi. Sì, infatti di solito mi sono alzato stavolta qua. Perché stasera ho le gambe fredde. Ok, ma mi alzo. Ti alzi, ti fotti dietro. Mi alzo e comincio. Ti alzo. No. Dai. Allora. Bene, quindi qui abbiamo degli appunti e ci può fare una valutazione sull'andamento delle votazioni. Prego. Certo che sì, però ho un appunto sul servizio. Ragazzo? 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 Io le avevo chiesto un martini dry. Invece qui mi trovo una brodaglia calda, mi sembra Sprite. Hai ragione. È vero. Io avevo chiesto un cognac, ma ho portato un aranciato. Io invece avevo chiesto un amaro e questo qui è tè alla pesca, è anche caldo. E che cosa avevo chiesto io? Acqua naturale. Già, vero. Guarda qua, cos'è questo? Acqua naturale. Lei è l'unico ad aver avuto quello che ha domandato. Io avevo chiesto una grappa e mi è arrivata acqua naturale. Non so, avete perfettamente ragione. Il fatto è che, non so, cioè, le bottiglie erano messe lì accanto, si vede che la concitazione della prima canzone, qualcuno l'ha spostata, cioè, non lo so. Però cioè, cercate di servire le bibite con un tono cromatico che più si avvicinava a quello che avete ordinato, cioè, quello che tu apprezzi.
perfetto. Vabbè, ma lei Conte non ha ordinato nulla, desidera qualcosa? No, grazie, mi sono già servito. E poi è data la carenza di liquori. Vabbè, per farmi perdonare, salatini per tu. Oh, sì, sì, sì. Anche le patatine. Scusate, possiamo un attimo tornare all'argomento? Per favore, professore, almeno lei. Silenzio, non lasciamoci trasportare. Allora, se torniamo un attimino indietro, possiamo ritornare appunto al commento su una o più canzoni. Quindi, prego Elena. Sì, qualche appunto l'ho preso. Dunque, per quanto riguarda la competizione, direi che in se stessa è, la trovo sintetica ma sovrabbondante, senza spessore ma corposa, simpaticamente veloce ma lenta e annoiante. Sul brano appena eseguito invece direi che potrei dire tante cose. Se la tradizionalistica si concentralizzasse in un positivismo codiacono, no, ma non è che devi andare avanti. Devi andare avanti tu. Guarda, devi andare avanti. L'hai prima. L'hai studiata prima. Adesso fai il tuo. Ok, scusate. Vai. Non è che oggi non sono tanto in casa. Domani mi ripeto. Elena, quando dici la tua cosa, no? Hai il vizio di fare, di muovere la testa così, no? Cioè, che non è una cosa. Ma chi devo parlare qui? Lì. Ah, è al pubblico, lì. Allora, è al pubblico. Tu o ti concentri... Guardo fisso allora. Allora, tu stai leggendo, no? Quindi ti concentri su quello che stai scrivendo, che hai scritto. Se la tradizionalistica volesse concentralizzarsi su qualche... Cioè, all'inizio guardi davanti. Non è che devi fare questo movimento. E perché pensavo di dover osservare le persone. No, tu sei persona. Fai solo te stessa. Quindi è una cosa che tu, al limite, ragioni su te stessa, non sugli altri. E lo stai elaborando in quel momento, per cui deve esserci, lo sguardo di uno che sta elaborando. Perché non è che stai dicendo l'acqua è calda o l'acqua è fredda, cioè stai dicendo un concetto complicato, quindi non è che lo dici, lo devi dire concentrandoti. Ma se la concentralizzazione si volesse concentralizzare, sì, guarda, cioè, sì, tutto così, tutto. Così, perché poi è proprio da individuale, no? E poi qua, subito, sono scusato, scusate. Se la tradizionalistica si concentralizzasse in un positivismo codiacono. Adesso fa anche l'intellettuale. Patetica. Ma scusate un attimo di silenzio, per favore. Sento delle vibrazioni che mi disturbano. L'aura delle carte, succedere qualcosa. Me lo sento. Sarà un qualcosa nelle linee di forza. Una vibrazione nelle linee di forza? Sì. Ma cos'è, un cavaliere Jedi? Avevo un'audizione per tale quale la sua trasmissione del venerdì, oggi c'era la selezione, quindi 21 dicembre, teatro fuori della Locagna, siamo qua, e sono qua, pronto per l'audizione. Veramente c'è sia la data che il teatro sbagliato. No, 21 dicembre 2015, scusi, teatro Poli della Locagna, è questo. Mi spiace.
sia data che teatro di conseguenza. Se possiamo andare avanti, comunque io vorrei fare un grande applauso alla nostra di è data giusta oggi è il 12 e siamo al Politeatro di Viale Lucani. Allora ragiono il mio terapista che sono dislessico, scusi. Esatto, mi spiace. Comunque vorrei fare un grande applauso. No, ma sono anche imbarazzato. No, non si imbarazzi addosso, venga qua. Anche perché. Venga qua, non si preoccupi. Un grande applauso alla nostra astrologa che ha previsto l'imprevisto. Complimenti. Ma non sono un astrologo, io sono una veggente. Ho sentito anch'io. Vabbè, comunque non si preoccupi. Lei, lei no, non va, perché questa è una serata improntata sulla musica, hai visto come si è arrivato questa c'è. Sera? Esatto, molto probabilmente le potrà interessare, di conseguenza se si va ad accomodare in un angolino senza disturbare, senza sporcare, potrò farla partecipare posso, più tardi. Posso prendere le mie cose? Sì, sì, no, lo levi pure, perché qua veramente noi siamo dei tecnologici. Comunque, saluto il pubblico, scusate, mi ritiro in buon ordine. Mi scusi? No, mi scusi lei, no. Io sarei pronta però, eh? Giusto, pathos, rullo di tamburi, prego, maestro col suo ciuffo. Le lune nere! Ancora! Ma non è possibile. E chi è che deve parlare qua? Minchi meglio, per favore, scrivete. Ma io qua direi proprio, ah ma come mai? Sì, poi cominciamo a saltare che sfiga! Che sfiga! Ma vabbè, ma com'è questa storia? Magari è un disturbo nella forza! No, no, è che ha fatto una fattura e così fa vincere quelle che vuole lei, già sai! Sente, professore! Che? Io non sono una strega e non faccio le fatture! Sarà un e no, 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 non me lo sarei mai, me lo sarei mai aspettato da un professore come lui. Sì, ma non c'è bisogno di prendersela, solo una battuta, per favore. Dai, non andiamo avanti per tanto. Mi sono presa mica, e mi sono alzata perché mi scappa la pipì, vado a farla. Svetlana, per favore, cioè non denunciamo così. Senti, la sono io come rumo. Svetlana, però così attenzione perché sono anche. Tutti a guardare dietro in modo che io posso guardare o si sente però fare un sciacquone cioè quando lei è tu torni indietro esatto. Tu segui lei, noi ci giriamo tutti verso di te, lui ruba poi c'è lo sciacquone, tu torni indietro. Cioè io vado fuori, mi rubo e torno subito indietro. Torni indietro, poi c'è lo sciacquone e dice Svetlana il microfono! Però fai così, fai come si. Perché? La sto riprendendo. Però te lo domandi, se ti rumore ci. Svetlana! Anche perché se lo dici mentre va lo sciacquone si perde. Sì, invece qua il figlio lo sciacquone verso la non lo tengo così lungo, lo basso prima, cioè sì, più corto sì. Perché lo sciacquone grosso Gianni quando rubi le carte tutti sono girati, tu prendile sì, fai vedere che sì, sono due le evidente, metti via e cammini mettile via come un ladro così no potrebbe accentuare circonciso va bene, la prego, come tagliamo, torniamo indietro. Ma professore, io non sono una maga, non sono una strega, non faccio le fatture. E non me lo sarei mai aspettato da un professore come lui. Ma se ho capito, ma non c'è bisogno di prendersela, solo una battuta, per favore. Ma io non me ne sono mica presa, e che mi scappa la pipì, vado a farla. Come mi scappa la pipì? Di cosa, ma di cosa? Svetlana, al microfono! Perfetto. Così è perfetto. Questo burgo di merda. Tiravo! Con Have You Ever Seen The Rain, The Creedence Clearwater Revival. Oh, ma che cazzo! Ci siamo! Laura!